ragazzi di Eder, sono qui con noi. Buonasera ragazzi, buonasera, ciao. Buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Che da destra buonasera. A sinistra dei vostri teleschermi si chiamano Lorenzo Chiaro e Tommaso Fantelli. Perfetto, oh, ragazzi, che non sono però tutti i ragazzi dello staff, chiamiamoli di Eder. Siamo tutti. Quanti siete a Eder? Siamo nove. Nove. Ben nove, sì. Perfetto. Sì, nove ragazzi che purtroppo oggi non sono potuti venire qui a Ganga Radio, ma sono sempre presenti e ci aiutano a collaborare. Poi gliela faremo pagare. Ma in qualche modo, insomma, le ripeschiamo. Domanda per rompere il ghiaccio e per partire dalla fine, perché a me piace partire dalla fine. Come è andato questo primo numero? Come va? Siete soddisfatti? È andato benissimo, nel senso che proprio veniamo freschi dalla notizia di aver recuperato, di aver venduto un gran numero di copie e quindi possiamo procedere con la seconda copia del nostro numero e che uscirà a breve, fra una settimana. Siamo andati oggi in stampa, quindi a brevissimo avremo anche il secondo numero. Andiamo. Siamo molto contenti. Bravi ragazzi. È a cadenza mensile. Cadenza mensile, diciamo ogni più o meno 15 del mese. Bene. Salutiamo, perché abbiamo visto così di sfuggita la copertina del secondo numero, c'è Francesco degli Amarcord, lo salutiamo anche lui, insomma. Ciao Francesco. Lo aspettiamo tra poco insieme a noi a fare un po' di casino. Sì, basta bussare, non importa nemmeno avvisare. Che anche loro vengono da un gran bel periodo, bravi ragazzi, complimenti. Partiamo così. Come è nata l'idea? Ve l'hanno chiesto tutti, lo so che ve l'hanno chiesto tutti. Però come nasce l'idea di scrivere, di mettersi lì e fare Edera? Bella domanda. Allora, nasce da lui, da Lorenzo Chiaro. Sì. Che, non so, per un lampo di genio, ma un lampo di stupidità, si è messo in testa di scrivere una rivista. Che a volte coincidono anche, è incredibile. Ma... e quindi niente, lui ce l'ha proposto a noi. E perché in realtà per meriti d'amicizia, non per meriti di saper scrivere, perché la rivista, cioè siamo ancora alle prime armi ovviamente. E vabbè, comunque ti puoi vendere anche meglio, siamo bravissimi, comprateci in edicola. Esatto. E niente, e noi subito con entusiasmo abbiamo accettato, perché è un'idea geniale, cioè mettersi in gioco su carta anziché nel web ormai. E diciamo che le notizie si leggono sul web, certo. E invece la nostra è un'informazione su carta, una cosa ormai si sta perché via voi perdendo. Vi siete conosciuti comunque tramite l'università, o ci avete dei rapporti? Allora, noi abbiamo rapporti da liceo, cioè con la maggior parte di questi nuovi ragazzi siamo amici di liceo. Con uno particolare io sono amico anche da prima, cioè da quasi l'asilo, insomma. Sì. E altri invece li ho conosciuti all'università, ma in realtà, visto, si gioca a calcio, quindi più o meno si giocava in squadra insieme o contro. Certo. E quindi ci eravamo comunque amici in questo senso qui. Quindi nasce tutto da ragazzi che sono appena usciti dal liceo. Noi abbiamo 20 anni ora e il progetto è partito quando ne avevamo 19, quindi eravamo abbastanza ancora più piccoli di ora, quindi per questo è bella la cosa, secondo me. Comunque questa cosa, cioè, mi fa un po' impressione a me questa cosa, cioè, non che io parli dall'alto dei miei 52 anni, però vedete dei ragazzi comunque 19-20 anni che fanno queste cose così fighe, mi fa sentire anche un po'... Vedi, non è vero. Scusate, che ragazzi, non è vero che i giovani non fanno niente. No, non è vero. Bravi ragazzi, questa cosa no, che perché, non hanno ragazzi, idee ragazzi. No, ma poi insomma non è così scontato e facile per ragazzi della loro età buttarsi in un'avventura così, no? No. Quindi, perché insomma, voi come università non fate giornalismo, non fate niente? No, per niente. Anzi, una cosa divertente è che abbiamo fatto la presentazione in regione con Eugenio Giani e della rivista. E è stato chiesto a tutti noi se era il nostro obiettivo diventare giornalisti e se ci piaceva scrivere. Tutti giustamente hanno detto sì, mi piace. Io ho risposto la verità, ovvero no, non mi è mai piaciuto scrivere. Oh. E questo è molto molto divertente, perché cioè io mi diverto. È divertente il gelo che è calato quando sei tu. Anche l'università che studi. Io faccio scienze faunistiche e agraria e non è proprio il mio obiettivo diventare giornalista. Ecco, però è proprio divertente questo, penso. Cioè i ragazzi, appunto, come diceva lei, non riescono, non fanno mai niente, si dice non lavorano, non si impegnano, e invece anche se come obiettivo di vita uno non ha diventare giornalista, ci siamo buttati in questa, certo, in questa cosa pazza. Che chissà, boh, forse. Ma chissà, intanto insomma... Intanto uno inizia. Ma intanto le vostre soddisfazioni ve le state già togliendo, insomma, non mica poche. Siamo molto contenti, anche perché non ce l'aspettavamo sinceramente in modo così veloce, cioè noi siamo usciti alla fine da un mese quasi e abbiamo già fatto esperienze grazie a Lisa Ciardi. Sì, che salutiamo, Lisa, salutiamo, ciao. Salutiamo molto affetto, e che ci ha
dato la possibilità di, per esempio, poco tempo fa uscire a TGR, alla RAI, sì. È stata un'esperienza unica. Fare la conferenza stampa con Gianni, quindi tutte cose molto belle, ma soprattutto il risultato arriva dai ragazzi, cioè non da noi, ma da altri ragazzi, perché questa rivista è aperta a tutti, cioè nel senso dà la possibilità a tutti i ragazzi della nostra età, universitari, anche liceali, di poter scrivere al suo interno, non solo scrivere, ma fare foto. Abbiamo una nuova grafica, quindi è bello che in così poco tempo tanti ragazzi ci hanno già presentato gli articoli da poter pubblicare per i mesi successivi, quindi è molto stimolante. Bella soddisfazione. Domanda stupida per farvi capire il livello di domande che avete stasera: com'è lo studio di TG3 Regione? Com'è? Quanto bello. È studio di TG3 è bello, infatti io ero quasi bloccato ora, cioè, nella ripresa si vede solo la parte sopra, ma le gambe tremavano quando pensavo mi dicesse male... sotto ero un mutante. Ci sta, anche i giornalisti alcune volte. Ma sì. No, è stata una vera emozione, la voce faceva fatica a uscire perché tremava, però devo dire che è stata veramente una bella esperienza. Sono soddisfazione. Come si chiama il ragazzo che era... Tommaso Nuti. Che era quello con te al... Sì, facciamo, se vuoi faccio anche i nomi degli altri almeno. Sì. Si dice che è merito di tutti. Quindi. Leonardo Torrini, Enrico Tongiani, Lorenzo e Giulia Marmo, due gemelli. Giulia Staccioli, Gianluca Botteri che ha creato la grafica del primo numero, anche Mattia Ventrella che ha fatto la grafica del primo numero, Melissa Nencioni che è la nuova grafica, quindi la grafica verrà rivoluzionata già dal secondo numero. Eccoci, cioè, giusto. Che Melissa arriva e ci mette il suo. Ci voleva un tocco femminile per il nuovo numero. Ho dimenticato qualcuno? La Lisa Ciardi. E ovviamente Tommaso Nuti che ho citato prima. E comunque ragazzi c'è sempre di mezzo le donne quando si fa le cose per... Insomma, in una società moderna, chiamiamola così, no? questi tempi moderni, come vi è venuto in mente da andare a sbattervi per stampare una rivista e non fare un blog o questo prendetelo un complimento, perché io sono affascinato da quello che fate, però mi rendo conto che magari è molto più faticoso, no? Che non scrivere un blog o fare una cosa su internet. Come vi è venuto in mente di sbattervi per fare una rivista stampata? È una bella domanda, chiaramente è un... C'è il rischio, perché comunque è un mettersi in gioco importante, perché fare un blog è gratis, cioè non c'è assolutamente bisogno di soldi, non c'è bisogno di formare un'associazione, non c'è bisogno di niente, solamente di iscriversi a un blog e trovare il tempo, hai la mezz'oretta e ti metti lì. E invece questa è una scelta importante, tanto che la Lisa Ciardi, appunto, la giornalista che ci aiuta e che comunque fa la editrice, quindi insomma fondamentale per noi, al nostro primo incontro in Bar 21 a Ponte Assigna, che salutiamo, insomma, ciao Bar 21, luoghi importanti, in pratica lei era un po' scettica, c'è anche scritto un editoriale bellissimo che ha scritto in prima pagina e è uscita soddisfattissima, è uscita contenta, è uscita entusiasta perché si trovava di fronte appunto a un colpo di genio o appunto a una cosa stupida, però era esaltante, era una novità, cioè non è perché è bello, è proprio questo, no? Cioè siete tornati indietro, passatemi il termine, però siete una novità, siamo avanti con una cosa vecchia, esatto, e questo è probabilmente la cosa più bella di questa rivista. Siamo avanti con una cosa vecchia, bellissimo. Ma anche perché a me piace sfogliare le cose. E poi dice di non essere un giornalista lui. Ha visto, capito? Non so, sotto. No, al del romantico, insomma, questa mamma cosa, mia, no? Che al del romantico. Quanto è faticoso però arrivare a queste pagine stampate? Allora, c'è chi appunto riesce a scrivere bene e c'è chi appunto dura fatica a scrivere. Ecco, io già per trovare un argomento, non a scrivere, insomma, duro un po' di fatica, però è divertente, cioè, solo che ci vuole tempo, certo, e prima o poi si prenderà la mano, però comunque ci vuole, insomma, bisogna mettersi. Sì. E facendo mezzo passo indietro, quanto è faticoso, non per gli articoli, ma proprio dall'idea? È molto arrivare in fondo, ecco. Molto, cioè, è sempre una montagna, però è una montagna stranamente fatta in discesa, perché l'entusiasmo è tanto. Esco. Quindi noi partiamo ogni mese con una scaletta che prepariamo in due o tre, nella quale noi mettiamo delle date di scadenza in cui dobbiamo avere gli articoli pronti da mandare alla nostra grafica, che prevede l'impaginazione, poi c'è la scadenza per le foto. Tutta una scaletta che durante un mese viene, insomma,
viene seguita, e poi arriviamo quasi sempre, almeno in 2 mesi ci siamo riusciti, a arrivare sempre al giorno predisposto per mandare in stampa con tutto quello che non si sgarra, e non si sgarra, non devi sgarrare, sennò ciao. Purtroppo non si può sgarrare, perché avendo un impegno mensile, cioè, la cosa positiva è che la gente lo aspetta, quindi se non puoi, certo, permetterti di fare troppo ritardo. Hai un dovere, lo pubblicherò più in qua. Ma hai un dovere, però volevo ricordare che non è un lavoro il nostro è puramente, certo, un divertimento, quindi mettere per conto nostro le date da rispettare, solo questo è un divertimento, cioè è veramente bello e comunque ti responsabilizza in un certo senso. Certo. Quanto, sì, vi ha aiutato o non aiutato, insomma, il fatto di essere così giovani e fare questa cosa? No, a livello di credibilità con gli altri, a livello di conoscenze burocratiche, zero. Cioè, noi siamo usciti dal liceo, non sapevamo nulla. E quello comunque anche tanti grandi. Io, che ho, diciamo, provveduto per la parte burocratica, per vedere un po' la cosa come costruirla, non sapevo assolutamente nulla. Quasi mi hanno detto di fare una fattura, non sapevo nemmeno cosa voleva dire una fattura. Io chiamavo scontrino, poi parole. Comunque, io, vabbè, quando, vabbè, prendo, è normale. Quando prendo il caffè, prendo lo scontrino. Se no, ho imparato che se no mi fanno l'ammazzo. Comunque, buttarsi in questo mondo mi ha aiutato a capire veramente tante cose, anche come funziona il sistema da questo punto di vista. Allo stesso tempo, cos'hai? Sei un ragazzo giovane che ha tanta voglia di fare, magari ha una passione da seguire, e quindi diventa, come ho detto prima, una montagna fatta però in discesa, perché non te ne accorgi, in poche parole. Ecco. Però insomma, cioè, per esempio, fare la fila all'Agenzia delle Entrate o al tribunale, come la Lisa ha citato al discorso in regione, è stata un'agonia, nel senso, siamo stati 5 ore a aspettare. Oh, mamma. Però sono tempi che, insomma, non te ne accorgi nemmeno. Comunque, c'è, cioè, chi fare la fila all'Agenzia delle Entrate come divertimento perfetto, racchiude perfettamente tutto lo stampo. Possiamo... Ti dirò, l'Agenzia delle Entrate ancora ho fatto abbastanza anche veloce, ma il tribunale è stata una cosa veramente scioccante. Clamorosa. Sì, poi dopo sai che elementi vedevi passare. Mamma mia, da lì. Si dava un'autostrada che facevano davanti a destra e non ti chiamavano mai, non era mai il tuo turno. Mai. Ma non avete mai avuto l'impressione che comunque le persone vi guardassero, insomma, sono arrivati pischelli, no? Certo, voglia. Il problema era proprio quello, anzi, essere credibili, no? Però, per esempio, ora, alla conferenza stampa, c'aveva mio zio, diciamo, era mio zio, sì, e sì, in platea ci ha fatto una domanda alla quale, cioè, permettiti in difficoltà? Permettimi lo zio, capito, lo zio. Per rompere il ghiaccio, diciamo, il ghiaccio, perché alla fine la domanda ci è servita. Che ci ha chiesto come fate voi a combattere questo scetticismo, ecco, nei confronti di chi è più adulto. Bravo, di voi. Zio, questo volevo sapere. Bravo. E cosa abbiamo risposto noi? In un'unica parola, cioè fregandocene, cioè non possiamo fare altro, e quindi noi andiamo avanti per la nostra strada senza. Come nascono gli articoli su Edera, ragazzi? Viene un'idea, la scrivete? Ci avete un'intervista da fare? Come nascono gli articoli? In base alle richieste che ci vengono fatte, prima di tutto, ma ancora prima di questo, in base ai nostri interessi, cioè quello che ci piace e quello che ci circonda, sono, diciamo, i temi fondamentali che noi usiamo per fare gli articoli. Quindi c'è un personaggio magari toscano, fiorentino, che ci interessa, noi proviamo a contattarlo e vediamo cosa succede, se accetta oppure no. Come possiamo abbiamo visto, per esempio, Alessandro Benvenuti, che sarà nel prossimo, certo, numero, ha accettato molto volentieri, ha fatto un'intervista per noi. La parte degli Amarcord, per esempio, ha accettato. Certo. Quindi, e diciamo che questa cosa dello stalker, comunque, come funziona, sia funziona come radio che come rivista. Sì, sì. Sì, sì. Ma fine ti dico di sì, o per piacere o per sperimento. Ma è giusto, perché la mia mamma diceva sempre, a bocca chiusa non esce aria. No, quello è giusto. Quindi uno deve chiedere, poi deve chiedere. Poi, certo, assolutamente sì. Se uno non chiede, alla fine non butta l'amo, un po' le parole. Certo. Quindi Nel primo numero della rivista, che articoli ci sono? Di cosa si parla? Se ci fosse qualcuno, 2 o 3 persone sulla faccia della terra e non avessero letto ancora il primo numero di Edera. Allora, innanzitutto dico a queste 2 o 3 persone di comprare il numero. Intanto, in edicola. Si trova ancora. E diciamo anche a queste 2 o 3 persone che sulla pagina Facebook di Edera c'è la lista sono delle edicole, quindi. Quindi non hanno scuse. Cioè, ce n'è anche tanti. Tra l'altro, ce n'è anche una qui alla Strassigna. Al semaforo. Salutiamo sia la Gianna che l'Eleonora, insomma, che hanno Edera in edicola. Andate, quella proprio davanti al cinema, insomma, per chiedere all'assa lo sa. Quindi andate e prendete il primo numero. Cioè. E niente, gli articoli parlano di cose più varie, di tatuaggi, come si può ben vedere dalla copertina della rivista,
poi dal vinile a Spotify, quindi un discorso interessante proprio su, di nuovo sul vecchio e sul nuovo, come può essere la rivista. Insomma. Vinile che tra l'altro sta tornando di moda. Sta ritornando, quindi una cosa vecchia e ritorna nuova. Ragazzi, poi, questo vecchio... Il vecchio Dani, ragazzi. Il vecchio ragazzi ritornerà. Poi, per esempio... Cose più strane come la cerimonia del cava, è sì. Una cosa molto particolare che potete leggere se comprate la rivista. Ragazzi, poi quindi non si spoiler, quindi la curiosità. Ma poi voglio dire, no, 2 euro costa veramente poco, insomma. Ma 2 euro sono veramente, vale, li vale tutti, vale. Ma che ve ne frega, c'è un sacco di edicoli, li trovate sulla pagina Facebook di Edera. Invece di sperperare 2 euro così, andate a comprare Edera. Parlavamo fuori onda, no? Adesso esce il secondo numero. Ora sicuramente da domani mattina ci sarà tipo 7 miliardi di persone che hanno voglia di leggere il primo. Non c'è problemi, no? Se gli fosse scappato così il primo numero, dice, si può comunque, anche se adesso esce il secondo. Quando il primo numero verrà ritirato, se proprio non l'avete comprato, perché non si sa perché, perché insomma, voglio dire, ci trovano tutte le edicole. Non capisco perché. No, non combaciavano gli orari di apertura edicole, il lavoro. È lo stesso motivo per cui Gangrade non ha 5 miliardi di ascoltatori. Come mai? Perché? Non me ne capacito. Però vi innamorate del secondo numero, ci scrivete sulla pagina Facebook, noi vi si porta il primo, senza problemi. Cioè, ve lo portano anche, cioè, io non ho parole. Vieni, sì. Vieni Lorenzo col Vespino. È arrivato Edera, è arrivato Edera. Anche tu scrivi su sì, Edera, no? Sì. Cioè, tutti scrivete, certo. O qualcuno dice, no, io vi do mano a fare un'altra cosa, ma scrivere... Tutti scrivono, a parte la Melissa che ha fatto la grafica, e quindi tutti scrivono, ma... Inoltre poi più in qua magari avremo anche ragazzi che fanno università di fotografia che ci manderanno dei progetti da poter inserire sempre nella rivista, oppure chiameremo noi a loro come collaboratori per poter fare le foto dei nostri articoli, come già nel prossimo numero è successo con un articolo sui droni per il quale abbiamo chiamato una ragazza della nostra età che fa l'università di fotografia e ha fatto le foto a Lara, si chiama, che ha fatto le foto per l'articolo, quindi... Ah, non solo articoli. E ciao Lara, non solo articoli ma anche foto, di tutto. Di tutto. Giusto, sì, giusto. Insomma ragazzi, come si fa a dir di no ad Edera? No, come mai si chiama Edera ve l'hanno chiesto tutti, sicuramente, sì. C'è scritto anche in prima pagina se non mi sbaglio. Esattamente, no? Sì. Però mi piaceva, come vi è venuto in mente, la cultura cresce ovunque. Cioè... Allora, il nome viene da una delle riunioni che abbiamo fatto durante l'anno di organizzazione di Edera, cioè prima del primo numero ovviamente, e ci siamo ritrovati a casa di un nostro amico e dovevamo decidere il nome. Prima non era Edera, prima era Variamenti. Variamenti. Ah, ok, sì. Perché sì, dato sì. Che insomma, lasciamo fare. Variamenti? Ci sono arrivata dopo, però ci sono arrivata dopo. Però poi si è detto, ah, si copre troppo da Vasco. Cambiamenti, hai visto? Quindi sì. Alla fine si è cambiato. E Edera, che è veramente secondo me un bel nome da sentire, anche è venuto a Giulia Marmo, che è una delle due gemelle, dei due gemelli, sì, insomma, sì. E la cultura riesce ovunque, ce l'ha aggiunto la Lisa Ciardi, quindi... Tocco da giornalista. Esattamente, e sinceramente rende molto l'idea di quello che vogliamo fare, cioè come l'Edera appunto riesce su tutte le superfici, noi spaziamo su tutti gli argomenti, quindi secondo me... E anche chiunque può collaborare comunque, no, con voi. Esattamente, quindi, insomma, e quindi davvero cresce ovunque. Che figata, è figata. I vostri amici, le vostre famiglie, se vi hanno aiutato... ci hanno aiutato soprattutto a vendere le copie. Anche solo comprando 10 copie per uno. No, ma una... soprattutto facendo pubblicità, sai. Cioè, poi, tanto ora è sempre passaparola. Centinaia di promoter, più... soprattutto le nonne sono state speciali. L'orgoglio delle nonne, il mio nipote. No, ma poi ovviamente una nonna, cioè diciamo, i nostri genitori alla fin fine un po' dentro le tecnologie ci sono, i nonni sono proprio fuori, quindi il nipote scrive una cosa come un giornalino e... Ecco perché i nonni lo portano al bar. Pubblicizzare la cosa per chi non è per chi non mastica l'internet è stato difficile, no? Cioè comunque vengono in mente le nonne, no? Ma tante persone che non masticano, voi la pubblicità a questa cosa me l'avete fatta tramite Facebook, tramite internet. Facebook, assolutamente. Facebook e passaparola. Quindi tutto. Arrivare alle persone che comunque non hanno accesso a internet tramite sentito dire. C'è stato uno sbalzo di vendite di 82enni. Sì. Tutti contenti. Io so di una nonna del nostro gruppo che è andata in edicola, ne ha comprate 10 e le ha vendute alle amiche che vengono a messa la domenica. Ragazzi, quindi, ma è bellissimo.
E quindi da una persona sono nate altre 10 persone. Facendo anche un euro di bus, come si dice. No, uno fa i banchini, è vero, fuori dalla messa. Ma è giusto, sì, giusto. Sabato pomeriggio. Dice, ragazzi, questa domenica non raccogliamo le offerte. No. Comprate Edera. Comprate Edera. E siamo pari. Avete anche altri canali dove seguirvi o comunque per il momento abbiamo solo semplicemente la mail dalla quale possono scriverci, ed era appunto archivio@gmail.com, e poi dal prossimo numero addirittura abbiamo messo ognuno la propria mail in modo che possano contattarci direttamente ogni collaboratore con la propria mail. Magari ci scappa un giornale, non so, dici la Nazione, voglio chiamare Tommaso, mi fa vedere questo articolo su Pokémon Go, mi ha interessato molto, mi fa vedere. Vediamo se... Chissà, magari l'obiettivo è anche quello, farsi un po' vedere anche i ragazzi che ci scrivono e vogliono pubblicare, perché no, magari qualcuno è bravo sul serio, come del resto quelli che sono arrivati sono tutti bravi. E alla grande, mai molto della presentazione, ragazzi, è stato banalmente molto bello. Quella giornata è stata ganzissima, prima di tutto perché ci hanno dato, siamo arrivati e uno si aspetta una conferenza stampa, ora mi piace il calcio, ma aspetto una sala... sponsor alle spalle, ma una sala con comunque tanta gente. Invece ci hanno messo in una salina dove non ci si stava nemmeno a sedere noi, che si doveva parlare, e c'era 10 sedie perché non pensavano minimamente che ci fosse davvero qualcuno. Quante persone c'erano? Tante? Non lo so, un centinaio ci saranno state. Infatti si è dovuto cambiare sala. Infatti l'articolo iniziava così, proprio, cioè non poteva iniziare meglio, ovvero che ci hanno fatto cambiare sala. Scusate per il disagio, ma cambiamo sala. E giù, siccome hanno i posti predefiniti... Aspetta, diciamo anche dove eravate, così almeno se qualcuno... Palazzo Medici Riccardi. Ok. E praticamente giù c'è la portineria e facevano salire via via... lasciando un documento le persone, certo. All'esaurimento dei posti, ovvero 8, 10, quanti erano, non volevano più passare gente, e c'era tanti ragazzi, nostri amici, i genitori che facevano ressa lì, e questo noi non l'abbiamo visto, però ci sta raccontando, è stato divertente perché questi erano lì in portineria e non si rendevano veramente conto di quello che stava succedendo, perché ma avevano detto solo 8, sono 10 pagine, quanta gente c'è? E nulla, e queste quindi sono soddisfazioni. Sì, è stato anche divertente.